Oggi facciamo l'unboxing e proviamo una penna 3D. Ah, ecco, abbiamo anche un po' di filamenti PLA. L'ABS tanto ce l'ho io, quindi non è un problema. Mi piace il fatto che ci sono diversi colori, se uno si diverte a fare un po' di esperimenti. Abbiamo il caricatore e un caricabatteria USB, il cavetto USB micro USB, abbiamo il suo piedistallo per appoggiarla perché qui scotta, quindi si appoggia, ok? Piedistallo. E cosa molto utile sono questi paraditi. Questi servono per non scottarsi, eh? Non tutti ce l'hanno a corredo, quindi non so se adesso io tengo così. Sono un po' piccoli. No. Sì, potevano, però ci sta, dai, anche. Sì, va bene, ci stanno, dai. Ecco, più o meno, dai. Sì. Più o meno. Manuale che ovviamente è scritto in inglese, anche se è abbastanza intuitivo la cosa, eh. Sono un po' stretti, insomma, vediamo se possono usarli. Per le mie dita sono un po' stretti, sembrano più da donna o bambino, diciamo ragazzino. Questi sono un po' strettini, mi danno fastidio, schiacciano un po', vabbè. Poi cosa c'è ancora qua dentro? Cosa c'è qua dentro? Ah, ci sono. Materiale è plexiglass, leggerissimo, per disegnare sopra in modo che si stacca il pezzo. Qua ci sono delle sagomine per fare l'omino, insomma, no? I baffetti, i vestettini. Ok, ecco, apriamolo tutto. Abbiamo un po' di sagomine per prendere confidenza. Questo per i bambini, eh. Queste sono penne che vanno bene anche per i bambini, eh? Sempre sotto la supervisione di un adulto, però penso che i bambini adesso, non so dirvi l'età, ma vediamo se c'è scritto da qualche parte l'età per i bambini, se possono usarle. Allora, children. Ah, ecco, dagli 8 anni. Bambini da 8 anni in su, accompagnati con ovviamente con la supervisione di un adulto che riguarda, perché non devono toccare la punta comunque, eh. Ok, allora, ricapitolando, va bene questo, mettiamo via le sagome, lasciamo fuori un attimo il manuale per capire un attimo i pulsanti. E poi vediamo un po' tutto, eh. Adesso proviamo a accenderla. Si schiaccia il tasto sotto, non sopra, sotto. Mannaggia loro, no, mannaggia me. Schiaccio il tasto sotto. Ma è già finito così? Non funziona. Sta prendendo. Scotta qui, attenzione. Vedete che se lo tira? Guardate il filo che se lo tira. Se lo tira da solo, guarda. Sento già scoppiettare, siamo già arrivati a buon punto. Allora, con questo tasto invece di qui. Adesso non chiedetemi, però
Ma ci sto già prendendo la mano. Ci sono 5 velocità, ve lo dico. Adesso vabbè, sto a fa niente. Sono un disegno. Interessante. Vediamo come si spegne. Ok. Allora, di qui la spegni anche. Ora però io devo fare una prova. Guardate intanto, che metto via. Sto a fare un attimo così qui. Dicevo, guardate intanto, è la prima volta che la uso. Intanto però vi dico che guardate che ho già fatto una buona linea, eh? Per essere la prima volta che la uso. Ora voglio provare a riparare un mio tappetino che avevo fatto. Avevo fatto un tappetino 3D, purtroppo era venuto male. Eccolo qui, questo è un tappetino speciale, creato con la stampante 3D, sarebbero due parti, sono venute un po' brutte, ma non tanto brutte, nel senso solo i due punti dove come al solito dove si collegano due parti, dove faccio l'unione, non capisco perché. Dove mi metto a fare l'unione dei due pezzi, questo è un pezzo, questo è un altro pezzo, questo è un pezzo e questo è un altro. Dove faccio l'unione, ok, anche se l'unione viene perfetta in ambiente CAD, la stampa 3D mi dà dei difetti. Se ci fosse qualcuno che ne sa più di me di questo brutto difetto che mi ritrovo, perché vedete che è su tutta la fascia, non è la prima volta che ve lo dico, su tutta la linea di questa sezione mi ha fatto questo difetto. Vedete che qui non me l'ha fatto. Guardate che bello che è venuto qua. Vedete anche qui tutto bello. Solo su questa zona e solo su questa zona. Adesso qui addirittura si è fatta un po' di cresta. Devo tirargliela via. Comunque, questi sono due tappetini che al software li ho fatti, sarebbero uniti. Però poi la stampante non ci sta sopra un disegno così grosso, quindi ho fatto che dividerli. Ok? Sarebbero così. Qui ci va il mille righe. Ok? Spessore già controllato, tutto a posto. Anzi, ve lo faccio vedere. Il mille righe andrebbe così, un po' più lungo. Mille righe, guardate com'è planare perfetto qui. Mille righe, tutti questi bei dentini, tutte queste belle trappole. Questo disegno ho preso spunto, vi dico la verità, ho preso spunto, ma poi l'ho elaborato, eh. Ho preso spunto dalla Sluice Box Eldorado, però poi ho proprio ridisegnato tutte le trappole, le ho ridisegnate, le ho accentuate, le ho fatto diversi scananature. Questo è un pozzo, mini pozzettino finale, proprio sul finale della canalina, minuscolo. Diverse belle rampe. Ma mi piace un sacco. Mi piace. Adesso questa cosa qua provo, vediamo cosa succede. Provo a riempire questi buchi. Ve lo dico, se riesco. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vorrei tanto riuscirci, vediamo. Proviamo qui in mezzo. Ah, se non la usi, ecco una cosa che ho visto. Se l'appoggi e non la usi, dopo un po' scende di temperatura, adesso sta salendo, vedete? Sta salendo la temperatura, guardate. Sta salendo 139, 140 gradi, 100, a 200 gradi ti dà il verde e potrai utilizzarla. Ah, ecco, quando la lasci ferma,
si spegne, diciamo, va giù la temperatura, ovvio, se no consumerebbe una fucilata, no? Comunque c'è una tensione, no? Qui 184, 189, vedete, insomma, mannaggia a me questo dito. Ecco, è diventato verde, adesso posso schiacciare di nuovo e farlo andare giù. Vediamo se riesco a riparare un po' queste mancanze, perché mi manca proprio filamento. Vediamo se riesco a riempire senza bucare, perché poi ho paura di bucare lì, eh. No? Sta arrivando. Vediamo un po' che effetto fa. Sì. Sto mettendo troppo spessore, però. Guardate. Dopo io con l'estrusore gli passo sopra col dito, eh. E col dito, cazzo dico col dito. Lo schiaccio. E l'estrusore fa anche da. Ma solo per riempire i buchi, vi dico la verità. Non è che mi interessa molto altro. Sto per riempire i buchi così non va dentro la porcheria, no? Se no si riempie tutto di porcheria, sto che dentro è vuoto, ci sono delle sezioni. Inizia a essere soddisfacente qui, eh. Vieni qua, piano, poi lo tiriamo via quello, non è un problema. Ecco, se vado più piano è meglio, testina che sei, solo che io sono un po' sempre con la fretta, però. Ma a me sembra che sta facendo un bel lavoro, eh. Spegniti un attimo, perché c'è un filo corto. Allora, poi qui non so se si può in qualche modo. Sarebbe bello riuscire a voi ci dovete cercare di capire, eh? Queste qui sono attrezzature, sono parti per andare a cercare oro, quindi va bene l'estetica, ma fino a un certo punto, non ce ne sbattiamo, eh? Avete capito? Adesso qui sono per riempire un po'. Non sto facendo un po' di spessore lì. Aspettate un attimo. Fermati, fermati. Scotta il filo, eh. Allora, ho fatto un po' di spessore, ma non fa niente, tanto non basta che si riempivano i buchi. Un po' di spessore, ma comunque fa la sua parte anche come. Sì, dai, fa la sua parte anche questo. Ruvido. Adesso lo mettiamo ancora un po' qua. Comunque è sigillato, eh. Avanti ancora un po'. Poi magari do una carta vetrata, boh, gli do una levigata, che ne so. L'importante era tappare i buchi, se no entra l'acqua e fa un casino, non marcisce, che ne so, un peccato. È caldo, eh? Sul
cazzarola è caduto qua. No, il mouse è caduto qua. Vaffanculo del mouse. Lo fai tutto lo zoccolino in modo che... Vi ripeto che non deve essere per forza un gioiello, cioè, l'importante è che fa un bel lavoro. Fermi un attimo. Stai lì tu. Sì, va bene, dai, sembra un miner boss. Sembra un piccolo miner boss. Comunque, sigillato. Abbiamo sigillato, eh. Questo la vedo già proprio complicata, ma devo farlo per forza perché questo qui devo farlo per forza anche questo. Allora, diamogli un po' di gioco a questo filo. Così. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare qui. Fermati. Scotta, sto filetto qua. Vabbè, 200 gradi. Qui vediamo se riesco a riempire proprio. Sto cercando di costruire una sorta di cresta, no? Tanto non vi ripeto che non è un Rolex questo tappetino, non deve essere per forza. Adesso tappiamo questi buchi se riusciamo. Quello che sto facendo è un po' simulare quello che fa una stampante 3D, stavolta. Ci sono delle funzioni apposta per schiacciare il materiale, per lisciarlo un po'. Adesso quello che mi importa era creare una sorta di cresta. Ok, piano piano sto uscendo, eh. Una sorta di cresta dovuto al fatto che c'erano tutte quelle sbavature, quindi siamo andati soltanto ad accentuarlo, facendolo un po' meglio se riusciamo. Comunque per adesso, ragazzi, per
Adesso positiva questa penna 3D. E vi dico già il costo, ragazzi, 40 euro arrivata a casa. 40 euro da Amazon arrivata a casa, compresi tutti questi accessori, finché ce n'è, colori e tutto. Ok, guardate come è venuto bene, come ho, diciamo, risolto, ho ripristinato, ho riparato un tappetino. Guardate che bella. Spegniamo un attimo, ci accende sempre la dita che scotta. Ragazzi, non deve essere bello, ve lo ripeto, io capisco che c'è gente che queste cose, però non deve essere bello, ragazzi, gli ho creato uno scalino in più, da una sbavatura che era, uno scalino in più. Qui se ne ferma di roba, poi con l'acqua si lava e va via tutto. Allora, qui invece devo soltanto dargli una passata con la carta vetro per togliere leggermente questa roba qui. Comunque, siamo arrivati alla fine. Ok, eccolo qua. Tappetino che poi va dentro qui, no? Adesso vi faccio vedere. Tappetino che va dentro qua, riusciamo a metterlo, tappetino che va dentro qui, e poi ci sarà la mille righe un po' più largo. Adesso questo qui è solo un esempio. Ok, va bene, dai, allora. Torniamo a questo apparecchietto qua. Tiriamo via il filo, non lasciamolo mai dentro, è sempre meglio. Tanto ci va un attimo, vedete? Così resta pulita. Prime impressioni. Ragazzi, io come prime impressioni non posso che essere molto soddisfatto. Vi dico un trucchetto, no? Questa qui è una penna che arriva a 220 gradi per poter stampare con l'ABS, ok? Ciò non toglie che arrivando a 215-220 gradi potete usare comunque il PLA. Cosa succede con questo? Succede che abbiamo un'estrusione più completa, quindi una bella crema. Adesso ve l'ho fatto vedere. Perché ci sono PLA come quelli che uso io. Io uso i Sunlu. E i Sunlu, aspettate, vi faccio vedere. I Sunlu vengono. Non so se riesco a farvi vedere. Ecco, questo è un Sunlu. Temperatura consigliata, vediamo se riesco a farlo vedere. Temperatura consigliata da 190 a 230 gradi. Ok? Quindi, comprando questa che arriva a 220 per fondere l'ABS, lavorate meglio con certi tipi di filamenti. Ecco perché ve la consiglio. Non comprate mai solo, perché ci sono certe penne 3D che possono lavorare solo con il PLA, come questo. Certe penne lavorano solo col PLA, vuol dire che la temperatura arriva a 190-200 gradi, stop, punto. Invece certe come questa, che vi lascio il link in descrizione, arriva a 220 gradi per poter stampare con il filamento ABS. In questo caso, a 220 gradi, riusciamo a fare un bel lavoro con certi filamenti, da 190 a 230, perché più sali e con la temperatura, più il filamento è cremoso e riesce a stenderlo, fare cose anche un po' più certosine, no? Cose particolari. Ok.
Se il video ti è piaciuto, un bel pollicione, scrivimi un commento, dai. Okay. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, perché ogni tanto faccio certe recensioni anche oltre attrezzature per cercare oro, qualche posso fare, visto che ogni tanto mi compro qualcosa di strano, di nuovo per me. E vi lascio il link in descrizione, ragazzi. Link in descrizione, 40 euro, completa di tutto, completa di cavi colorati per i bambini, soprattutto per i bambini. Direi che ci sono anche i salvadito, perché da qui scotta, attenzione, 200 gradi non si scherza, mi raccomando, da qui in giù scotta. Per i bambini, per chi ha le dita più piccole, ci sono i salvadito. Per i bambini mi raccomando sempre la supervisione di un adulto, perché ragazzi, 200 gradi, ci si fa male, eh? Carica batteria, boh, cosa dire di più? Sono molto soddisfatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao 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 ciao.